Gentilmente se vi avvicina potete prendere posto, riempiamo le sedie, so che è comodo, specialmente i gradini di Pietramala. Allora, intanto io mi alzo, non riesco a eseguire una cosa. No, ma tu sicuramente tu ti lascio. Siamo comodi, sto rilassando. Allora, non mi viene un po'. Allora, intanto do il benvenuto al sindaco De Magistris, a nome del comitato, di Vicleto, a nome della comunità. Intanto ringrazio pure i presenti per essere venuti a trascorrere questa chiacchierata qui in questo angolo del nostro piccolo borgo di Pietramala, che per noi ragazzi della comunità è un angolo molto molto sentito, in quanto abbiamo fatto per tantissime edizioni momenti di discussione e confronto, arte e cultura con le edizioni del festival. L'incontro, come ben sapete, ha un tema ben preciso, che sono borghi, cultura e agricoltura, ed è stato la parte finale di una giornata che abbiamo trascorso insieme con il sindaco, che è stato ha mantenuto già una promessa, nel fatto che nel 2017, quando è stato nostro ospite, ci aveva promesso che sarebbe tornato con l'intento di trascorrere una giornata e conoscere Cleto e la comunità con più calma, e così è stato, in un'occasione bellissima che è appunto questa campagna elettorale per un progetto che appunto prevede, che ci auguriamo, anzi siamo convinti, come prossimo presidente della Regione Calabria, e nel suo stile più grande, che è quello appunto di stare tra la gente. Più volte, stando seguendolo in altri incontri o convegni, si è sempre definito, come a Napoli con la sua campagna elettorale all'epoca che lo portò a vincere per due mandati, come si definiva come sindaco di strada. Anche in questa tornata questa sua caratteristica l'ha mantenuta, diventando il presidente per strada, perché in un progetto molto più ampio, che è quello come governare una Calabria, c'è un progetto ben definito rispetto ad altri partiti politici o altri, diciamo, politici, se tali si possono chiamare, perché il discorso, il suo progetto è partito da lontano, a differenza di altri che ancora non sanno neanche chi si candida, perché neanche candidati o meno. Lui invece ha messo subito le carte in chiaro e ha capito che per risolvere i problemi della Calabria bisognava conoscere ancora di più rispetto a quello che già sapeva, però conoscere in primis le persone sui luoghi, chi vive i luoghi, chi presidia i luoghi, chi tra varie difficoltà riesce appunto a realizzare ed è presente, presidia. Ed è un progetto che già da mesi sta girando in lungo e largo la Calabria, incontrando appunto queste realtà, coinvolgendo tanti giovani, sono nati molti comitati, qui abbiamo anche rappresentanti dei comitati dei ragazzi di Paola, e quindi già questo fa capire la differenza rispetto ad altri progetti politici, che tali non sono, perché in realtà sono confusionari, non hanno nulla di ben chiaro di come poter gestire una regione difficile come la Calabria. L'incontro di stasera, come vi accennavo, punta su temi ben precisi, che sono appunto borghi, cultura e agricoltura. Chi conosce Cleto, ma la Calabria, ma Cleto nello specifico, diciamo che queste sono tre parole che sono molto presenti. E quindi era obbligo dover concentrare, e anche gli incontri che abbiamo fatto in primis, prima delle 19.30 qui a Porta Forge, è stato su questa tematica. Abbiamo fatto conoscere Savuto di Cleto, che è un'altra perla, un altro castello con un annesso borgo, che pochi sanno che a Cleto siamo l'unico paese in Calabria che ha questa particolarità di questi due borghi con due centri storici. C'è stato un momento di discussione forte e interessante con le aziende del territorio, abbiamo fatto conoscere appunto Cleto per poi concludere questa chiacchierata. Prima di passare la parola, al sindaco, volevo coinvolgere Veronica, che è un'altra referente del comitato di Cleto per Luigi De Magistris presidente, e poi volevo... Sì, giro di qua. No, faccio così. Salve, buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi, grazie per esserci stato nel 2017, per essere tornato. Io sono particolarmente emozionata perché averlo a fianco per me è veramente un onore. Finalmente sono felice di poter esprimere la mia di libertà attraverso il suo di volto, perché
per la prima volta mi ritrovo a fianco a una persona che stimo veramente tanto e quindi spero veramente che vada bene, vada bene. Lo stimo perché le sue idee sono le mie, sono anche le mie. Lo stimo perché, come abbiamo oggi affrontato sui vari argomenti, io ho deciso di restare e sono qui per il cambiamento. L'ho fatto in maniera molto volontaria negli anni e crescendo sotto questo punto di vista, e l'ho fatto mettendoci la faccia nel 2016 e proponendomi alla comunità cretese come candidata. Lo rifaccio perché ci credo, perché io credo nel cambiamento. Il mio impegno oggigiorno è quello che tengo più a cuore, ed è appunto il centro storico di Cleto, perché, come abbiamo parlato oggi, purtroppo, come è chiaro a tutti, le persone che ci vivono o comunque chi ci segue, viviamo in una situazione molto triste, perché abbiamo la maggior parte del centro storico sotto sequestro. Questa cosa è una cosa che ci rattrista tanto, perché, ma nonostante tutto, non ci ha fatto scappare. Siamo rimasti qui, lotteremo per questa cosa, io in prima persona mi prenderò l'impegno per far sì che questa cosa abbia una buona riuscita, diciamo. Non sarà sicuramente facile, non avverrà sicuramente subito, io mi auguro che questa possibilità ci venga data affinché riusciremo a dare a Cleto quello che Cleto merita, perché abbiamo tanto da offrire. Non mi dilungo tanto perché non ho molta confidenza con il microfono. grazie. E non ti voglio rubare del tempo, perché vorrei che loro si sentissero come mi sono sentita io oggi, solo nell'ascoltarti e nel sentirti parlare. Sei veramente una piacevole persona. Grazie a te. Allora, prima di passare la parola al sindaco, volevo parlare che nel suo progetto un'altra caratteristica importante di questo progetto politico è il coinvolgimento di persone che vanno a formare una squadra che li accomuna per un elemento fondamentale, che è la passione in quello che fanno, nei vari settori in cui operano. E qui stasera sono contento che sono presenti anche due candidati che appoggiano il tre. Ah, scusami, ti chiedo scusa. È ieri, ero impreparato, ho studiato fino a ieri mattina. E sono Domenico Boi, il ragazzo che lo vedete in tenuta ginnica, con cui c'è un'amicizia già da un po' di anni, che oltre ad essere una persona molto sportiva, da quello che si può notare, è un istruttore di sci, appassionato anche di montagna, escursionista, che ci accomina come passione, e appoggia appunto il progetto, e volevo appunto coinvolgere a dire la sua e a contribuire. Va bene. Buonasera a tutti. Dopo le parole sue sono un po' difficili, io già sono emozionato di per me, no? Sì, vabbè, questo è scontato, diciamo, faremo i famosi impianti dovunque, no, vabbè, quello che vorrei dire è che mi sono trovato a parlare con De Magistris un paio di mesi fa, più o meno. Io non avevo intenzione nella mia vita di mettermi a fare politica, sinceramente. Alla fine la rabbia, forse, di quest'ultimo periodo e quello che abbiamo visto che continuano a fare i nostri politici mi hanno portato a dire: vabbè, ci lamentiamo sempre, però ci troviamo alla fine sempre a lamentarci tra di noi, ma nessuno decide di mettersi in discussione. Le competenze tante persone di noi le ha, però se le tiene per sé, alla fine nessuno le mette a disposizione della comunità. Io ho pensato, per quello che faccio e per quello che amo, diciamo, di questo luogo, di mettermi a disposizione per poter raccontare, per poter combattere per questa terra, con una persona per bene, perché sinceramente se non mi sarebbe mai venuto in mente di andare a parlare o di cercare una persona come gli altri politici che abbiamo in questo momento candidati alle regionali calabresi. E il Borghi, ci vivo, parte della mia vita lavorativa si svolge proprio nei borghi, perché faccio ricerche genealogiche sui calabresi emigrati nel 1900 in America, quindi visito quasi sempre, sto giornate nei borghi abbandonati di questa terra, e mi viene da piangere quando poi porto gli americani qua in giro nei paesi e loro si mettono a piangere quando vedono la casa del nonno
E lì capisco che forse queste persone potrebbero realmente creare una nuova visione, anche perché quando arriva una persona del genere in Calabria, se magari sta qui una settimana, può anche voler dire creare delle connessioni mentali nelle persone che vivono nei borghi, che magari in una vita intera non hanno mai potuto avere. E tutto ciò può creare un'evoluzione, secondo me, dell'intera società calabrese, ma che può anche poi avere a che fare con la pulizia del luogo, cioè si può, con la viabilità, con tutti i problemi che abbiamo in continuazione in questa Calabria, che almeno da quando io sono giovane, ovvero da almeno 30 anni, più o meno la situazione non è migliorata, ma credo che sia, per come si è evoluta la società, noi siamo peggiorati, secondo me, come società in generale. Però è il momento, credo, che piano piano iniziamo a metterci in discussione, quantomeno ci proviamo e non stiamo sempre lì a dire sì, qua non cambia, oppure magari non andiamo a votare, perché non ha più senso continuare a pensare, secondo me, che l'unico modo per mettersi contro questa politica è non votare oppure lamentarsi. In qualche modo dobbiamo iniziare a dare ognuno il nostro contributo verso la comunità, sennò alla fine finisce come capita a tanti di noi, amici nostri, parenti, fratelli e cugini che vivono fuori e abbandonano tutto, e magari lì sì, stanno bene, però l'altra volta leggevo un libro di Vito Teti che diceva sì, lì si sta bene, però ogni volta che vengono a casa, che tornano a casa, guardano, scusate. Poi non riescono ad abbandonare un paesaggio, questo paesaggio se lo portano per un anno magari, no? A casa loro. Spieghiamo anche perché, vedete, in tenuta la ciclista, perché è una campagna elettorale un po' particolare, sta girando la Calabria in lungo e largo in bici, quindi complimenti. Comunque ringrazio davvero anche a mio presidente, non avrei mai pensato anche che un politico volesse spuntare una persona qua. Lo ringrazio per la possibilità. Io sono un anomalo. Sì, moltissimo. Ok, continuiamo, e volevo ringraziare anche la presenza di Mimmo Talarico, che noi conosciamo già da un po' di anni qui all'interno della nostra comunità. Più anziano, che è in politica da tanto tempo, però si è sempre caratterizzato perché ha sempre la sua candidatura, il suo modo di fare politica era fuori da quella visione clienterale, oppure proprio sempre la sua candidatura è sempre stata di rottura, no? A livello di dimostrare che si può fare politica in maniera seria. Dirigente Unical, noi lo conosciamo benissimo perché già in una situazione ci è stato vicino, ha sostenuto la piccola comunità cletese in una campagna di sensibilizzazione e di battaglia per tutela del borgo, nel 2010, a causa di scelte, diciamo, sbagliate, c'era la volontà reale e concreta di realizzare una piattaforma di 600 metri quadri in cemento sotto il castello, con una strada di accesso per agevolare la presenza di mezzi all'interno del borgo, principalmente al castello, nella parte frontale. Questo creando un danno paesaggistico notevole, e Mimmo all'epoca fu vicino a noi in vari incontri a cercare di sensibilizzare e poi anche a portare la notizia a livello mediatico. Infatti così, grazie anche a queste operazioni, la sovrintendenza, che prima era stato un pochino disattenta, poi diede il parere completamente negativo e fu una battaglia interessante. Ma oltre a questo, sulla tematica dei borghi, Mimmo è stato anche uno dei promotori di una legge molto importante a livello regionale, che era quello prima che tutto crolli. Appunto una legge che serviva a tutelare, che se non sbaglio è ferma, però si sta cercando di smuoverla, sul fatto appunto di tutelare questi piccoli borghi. Perché parliamoci chiaro, i borghi in Calabria hanno un ruolo importante, rappresentano un'entità, poi sono tanti e non si può far finta di non tenere in considerazione, perché rappresentano una comunità, le comunità sparse e diverse. Mimmo, ti puoi avvicinare? Ti ringrazio. Sì, buonasera a tutti. Mentre parlava mi è venuto in mente un aneddoto, cioè un fatto vero. È morto qualche anno fa un compagno, così si diceva, i familiari mi hanno chiesto di fare l'orazione funebre, e io ho raccontato la vita un po' esaltandolo più del dovuto di questo signore, che era, a un certo punto, quando siamo usciti dalla chiesa, un familiare mi si è avvicinato e ha detto:
mai credi a papà che era stato tu sì, però nel senso che, nel senso che non pensavo che avessimo fatto tante cose insieme a Cleto per i centri storici. Io sono, come diceva giustamente Ivan, uno che fa politica tanto tempo. Ero guarito, dico la verità, da questa patologia grave. Da qualche anno, insomma, mi ero ritirato nel privato, sia pure esercitando curiosità, attenzione. La venuta, diciamo, di Luigi De Magistris mi ha fatto tornare, come dire, la passione. E questo è stato un primo colpo per la gioia di mia moglie, di mio figlio, dei miei parenti, insomma, sto ironizzando perché insomma, avevo finalmente trovato una dimensione tranquilla e serena. Questo è un effetto, lo dico con grande sincerità, onestà, e spero che questo effetto si propaghi e coinvolga anche altre persone. Cioè, molti di quelli che si erano allontanati perché disinnamorati della politica, della vita pubblica, per le ragioni che tutti noi sappiamo e su cui non insisto, la presenza di Luigi, che io e tanti altri conosciamo da tempo, non perché abbiamo coltivato il mito, perché insomma grazie a lui abbiamo vissuto una stagione molto bella in Calabria nel 2006, 2007, 2008. Molti ragazzi all'epoca si avvicinarono alla politica e fecero di lui una bandiera a sua insaputa, devo dire, per la giustizia, la legalità, la libertà in questa regione. Ora, quella generazione che adesso è cresciuta, che è alla mia età, forse qualcuno più giovane di me, ha ritrovato il gusto, il piacere, la passione di impegnarsi di nuovo. Io questo vorrei ringraziarlo non solo a nome personale, ma a nome di tutti quelli che in questi giorni, in queste settimane, si sono rifatti vivi. Io ho ritrovato una generazione che è tornata ad occuparsi di politica, della vita pubblica in Calabria, risorse importanti, fondamentali, senza le quali nessun progetto, il migliore dei progetti potrà trovare realizzazione, e di questo davvero io vorrei ringraziare. Comunque vada, andrà bene, però abbiamo riportato alla vita civile, alla vita pubblica, all'impegno, assicuro sia in questo momento centinaia e centinaia di persone, e anche i ragazzi che in questi giorni stanno manifestando la loro passione rappresentano il primo grande risultato immateriale senza il quale nessuna comunità, piccolo o grande che sia, può raggiungere risultati, come dire, materiali di conquiste civili. Questo è un dato importante, perché la cosa che in questa regione è mancata davvero è il senso di comunità, di appartenenza, la rete, la condivisione di valori culturali. Ecco, noi attraverso un simbolo a cui ovviamente, insomma, riconosciamo anche competenze, esperienze. Rispetto a 10 anni fa qualcuno dice no, lui ritorna in Calabria dopo 10 anni da sindaco, dopo 2 anni di parlamentare europeo. Nel Parlamento europeo ha rappresentato la nostra regione. Attenzione, attenzione. Questo, dice, ma qualcuno dice ma non è calabrese. Beh, ma quelli che sono nati a San Giovanni in Fiore o a Santa Severina o a Reggio Calabria hanno fatto di meglio. È una domanda che vorrei che davvero venisse diffusa. Ecco, ma il fatto stesso anche che lontano da certe lobby, conventicole, dalle acque torbide della politica calabrese, è garanzia di imparzialità, è garanzia, diciamo, di legalità, è garanzia di buona politica. Ecco, su questo noi dobbiamo insistere molto. Anche tornando ai borghi, e concludo, perché poi siamo qui per ascoltare lui. Io sono stato promotore, insieme ad altri, di una legge di iniziativa popolare. Questo prima che diciamo, guarissi, ero ancora ammalato, parlo di 4-5 anni fa. Una legge che ha coinvolto 70 consigli comunali in Calabria. Una legge molto bella, che parlava dei borghi non solo in termini materiali, di recupero, di restauro. Parlavamo prima con l'ex sindaco Americo, non so se è andato... Ah, c'è. Cioè, i nostri borghi, dobbiamo cogliere, diciamo, il dramma della pandemia, perché si punti non solo sul sentimento importante, fondamentale, che è di una potenza straordinaria dal punto di vista turistico, attrattivo, però si aggiunge un altro elemento, che è la convenienza. Conviene tornare a vivere nei borghi solo se, oltre, diciamo, al recupero materiale, noi interveniamo anche sul sociale. No? Dobbiamo rendere la vita dei nostri borghi una vita, come dire,
di qualità, elevare la qualità della vita, intervenire molto sul sociale oltre che sul materiale, accorciare le distanze, potenziare le reti virtuali. Ecco, questo ragionamento noi avevamo fatto in quella legge, che non ha trovato purtroppo uno sbocco in consiglio regionale, perché alla fine il presidente del tempo decise di distribuire 100 milioni di euro senza entrare nel merito, senza stabilire una gerarchia, il borgo che ha più bisogno rispetto ad altri, che ha maggiore bisogno di cure, di interventi, tutti uguali, per fare opere che poi alla fine, diciamo, potevano essere fatti con fondi ordinari e senza tener conto appunto dell'idea di fondo che deve esserci rispetto al recupero, alla riqualificazione dei nostri borghi. Mi fermo qui perché l'avventura è appena iniziata e insieme dobbiamo portarla avanti, quindi riempire di contenuti questo grande entusiasmo che ci sta accompagnando in ogni piazza e in ogni luogo. Io volevo solo ringraziare Luigi per questa opportunità e per questa occasione di rivitalizzazione mia personale e generazionale, assolutamente insperata. Il primo grande risultato, gli altri verranno quando Luigi sarà presidente della giunta regionale. E grazie Iva. Grazie Mimmo. Adesso invito anche Luisa Ciglio a contribuire a questo bel momento che abbiamo creato. Ti chiedo scusa per prima, ma ti ripeto, non... Grazie. Buonasera a tutti e grazie per l'invito del comitato. Io sono la loro voce, quindi porto i saluti di tutto il comitato, anche se non siamo tutti presenti, siamo solo una rappresentanza. Io non sono mai stata a Cleto, mi vergogno a dirlo, però è bellissima. Certo che ci verrò altre volte a viverla proprio, no? E voglio solo aggiungere una piccola cosa. È bello che ci siamo commossi tutti quanti insieme, perché penso che i nostri cuori hanno cominciato a battere insieme. E questa, ribadisco quello che ho detto anche ieri nel mio paese, questa rabbia, questa angoscia si deve trasformare in energia. Un'energia positiva che deve essere tradotta in partecipazione. Quello che stiamo facendo noi oggi qui, partecipare, prendere parte e... Luigi sarà la nostra tenaglia e romperà tutte le nostre catene, io ne sono sicura. Grazie Ivan. Ringrazio, passo subito la parola al sindaco, non posso perdere più tempo. No, per te, è stato un piacere. Buonasera, grazie di essere qui, che bello vedere questo scorcio di borgo, di natura e di persone. Innanzitutto un ringraziamento ad Ivan per questo pomeriggio organizzato così bene, con così precisione, competenza e passione. Grazie a Veronica per le belle parole, grazie ovviamente a Domenico, a Mimmo, a Luisa e grazie a voi. Io prima di partire del tema vorrei comunicarvi l'intensità, la passione e la convinzione che sto mettendo in questa avventura. Per me non è stato facile, non perché il cuore non avesse deciso subito, perché io so la sofferenza che ho subito dal punto di vista personale e familiare per aver dato gli anni migliori della mia vita a questa terra. Il fatto di aver nettamente fatto prevalere la bontà di questa scelta rispetto alle ragioni della sofferenza e perché, come diceva Mimmo prima, io ho creato e si sono creati anche a mia insaputa dei legami affettivi con questa terra straordinaria. In questi anni di sindaco, siccome io faccio veramente il sindaco di strada, soprattutto prima della pandemia, la media di 7-8 km al giorno a piedi, incontravo calabresi nella mia città che mi fermavano e mi ringraziavano per quello che avevo fatto per questa terra. Siccome io non vivo di rancore, non vivo di odio, ma vivo di sentimenti e soprattutto di sentimenti positivi, io queste cose non le dimentico.
posso dimenticare chi mi ha fatto male, e li ho già dimenticati, forse stanno in un angolo della mia testa, del mio cuore, ma non dimenticherò mai le 100.000 persone che firmarono contro il mio trasferimento semplicemente perché non facevo l'eroe, ma facevo il mio dovere da giovane magistrato e provavo a prestare fedeltà totale alla Costituzione repubblicana nella quale ho giurato. E quindi oggi ho deciso, questo Natale, nei giorni tra Natale e Capodanno, di dedicare questa parte della mia vita, dopo 15 anni di magistratura, 2 anni di presidente della Commissione Controllo Bilancio del Parlamento Europeo e dopo oltre 10 anni di sindaco, lo voglio dire anche qua, incredibilmente sono il sindaco più longevo di Napoli dal 1806, con un governo tutto popolare autonomo, senza partiti, e oggi comincio questa avventura. Vedo che faranno di tutto per farci perdere. Vedo come si sta muovendo la politica di centrodestra e di centrosinistra. Temono questa avventura, perché temono le nostre qualità. Noi non siamo infallibili, facciamo errori, siamo esseri umani, ma la nostra storia e i valori che io voglio mettere in questa sfida, e con me le persone che mi responsabilizzano nello stare accanto a me, perché io quando sento le parole di Veronica io mi emoziono e mi sento responsabilizzato, perché avverto di essere un punto di riferimento. Allora io nelle piazze in cui parlo prendo degli impegni e firmo dei patti, che sono patti d'onore, ribaltando un concetto di onore, che la mafia ha avuto la capacità di ribaltare anche belle parole, tipo cosa nostra, che sarebbe molto meglio di dire cosa mia, terra nostra, terra mia, terra di tutti. E quindi io vi voglio dire che su questi valori noi costruiremo questa avventura che secondo me, se ne siamo tutti quanti consapevoli, affascinati e motivati, vinceremo. Che sono l'onestà, che dovrebbe essere una precondizione di ogni incarico pubblico e istituzionale, invece io sono assolutamente convinto, come disse Enrico Berlinguer nell'intervista a Eugenio Scalfari all'inizio degli anni Ottanta, che la vera emergenza, tolta la pandemia che è contingente come tutti speriamo, è la questione morale. Libertà. Io non c'ho nessuno dietro. Non devo chiamare nessuno quando prendo alcune decisioni, io rispondo solamente al popolo e alle persone che stanno accanto a me in una squadra, perché come ha dimostrato l'Italia ieri, puoi essere anche un fuoriclasse, ma se non hai la squadra non vinci. E io amo essere un punto di riferimento. Se c'è un errore mi assumo la responsabilità. Se c'è un successo è un successo di tutti. E vi assicuro e mi assumo la responsabilità di quello che dico, le persone oneste e libere nelle istituzioni non sono la maggioranza, perché anche nelle istituzioni c'è qualcuno che deve qualcosa a qualcun altro. E come mi hanno insegnato i miei maestri, da Borsellino a Falcone, ai miti ai quali ho guardato da ragazzo, noi dobbiamo fare in modo che siano i mafiosi, i corrotti e i corruttori che vadano via dalle istituzioni, non le persone per bene. Non basta essere onesti e liberi, il patto è più vasto, onesti, liberi e coraggiosi. Ho visto molta gente onesta e libera che non ha coraggio, il coraggio non si compra al mercato, perché quando tu sai che devi firmare degli atti per spezzare ad esempio il rapporto tra mafia, politica e affari, che non ti consente di raccogliere i rifiuti che vedo al primo piano da Cosenza a Reggio Calabria, perché secondo me non è incapacità, è assenza di volontà politica a risolvere quel problema, tu sai che ti metti contro un sistema. Se devi affrontare il tema dell'acqua, che qua viene gestita da una società privata che fa profitti e in cui la politica occupa le poltrone, e vuoi fare l'acqua pubblica come abbiamo fatto a Napoli, che è l'unica città che ha rispettato i referendum, devi avere coraggio. Ogni atto richiede coraggio, responsabilità. Io non ho paura. E anche qui mi ha insegnato Paolo Borsellino, quando gli chiesero se lui aveva paura, ha detto certo che ho paura. Ma la paura non è mai prevalente rispetto agli altri sentimenti, che non è incoscienza, è scelta. Io ho scelto di essere in un certo modo, di non avere paura, perché ho scelto la strada della giustizia che non è la strada della legalità. Perché quando i peggiori abomini si fanno con le leggi, con gli atti amministrativi e certe volte con le sentenze,
io non mi sento più garantito dalla legalità formale. Io combatto perché la giustizia coincida sempre di più con la legalità formale. Questo me l'ha insegnato la Costituzione, i miei maestri e il Vangelo, perché sono anche credente. E la storia di Gesù Cristo insegna che quando scegli la giustizia la strada è impervia, i mercanti dal Tempio. E noi ne avremo di mercanti del Tempio, anche di questi giorni. Quante ne troveremo quando entriamo alla cittadella? E mi verranno in mente anche qui le parole di Paolo Borsellino, che ricordiamo lunedì 19 luglio, una strage via D'Amelio: aprire porte e finestre, e là ce n'è da aprire. Far uscire il puzzo del compromesso morale e far entrare il fresco profumo di libertà. Poi ci vuole competenza. Qualcuno ci ha insegnato uno vale uno. Quello forse ha confuso che uno vale uno è per i diritti e i doveri, ma la competenza vale, altrimenti che andiamo a fare a scuola? Che andiamo a fare all'università? Perché studiamo? O perché diventi un uomo colto attraverso la coltivazione della terra con l'agricoltura? E mi allaccio subito al tema di oggi. La competenza, l'autonomia, l'abnegazione, l'amore, la passione e, perdonate, quel pizzico di follia che mi ha portato a scegliere un'altra avventura folle. Quindi su questi valori registrate, perché questo è il mio impegno che prendo e con me prendono le persone che stanno accanto a me. Guardo Luisa, Domenico non lo vedo più, sarà in coppa a bicicletta, non sta là. Poi c'è Mimmo e gli altri. È un impegno collettivo. Cultura, borghi e agricoltura. E allora gli impegni che dobbiamo prendere, perché tutto in realtà è cultura, l'agricoltura è cultura, ce l'hanno insegnato poco fa i coltivatori, i produttori e gli imprenditori che abbiamo incontrato. Anzi, forse il senso più grande di cultura è proprio la terra. C'è una canzone straordinaria di Pino Daniele, scusatemi se cito, però credo che Pino Daniele, come noi meridionali, siamo universali, quindi non è che abbiamo un conflitto, che è terra mia. Ecco, allora, quando da oggi in poi ci chiederanno, come chiesero a me quando a 26 anni venni a fare il magistrato in Calabria e mi fermavano al bar del tribunale a Piazza Matteotti a Catanzaro: dottor, ma lei a chi appartiene? Allora facciamo questa riflessione. Quando ci chiederanno a chi appartieni, diciamo che apparteniamo alla nostra terra, una terra che vogliamo difendere, valorizzare, curare. Perché noi abbiamo troppe fragilità che meritano cura. Quando vediamo un pacco in cui ci sono cose fragili, sta scritto fragile, maneggiare con cura. Noi dobbiamo maneggiare con cura, prenderci cura della nostra terra. La nostra generazione gli hanno voluto inculcare che la felicità era quella di allontanare le terre, andare via dai borghi e magari buttare un po' di cemento sulla costa, fare un palazzo di tre piani e non finirlo nemmeno. Quello era il progresso. Il progresso era il consumismo universale, l'apparenza, l'avere e anche le statistiche, attenzione. Io le statistiche le guardo con curiosità, perché quando si parametra la qualità della vita, dico, ma voi come le fate queste statistiche? Perché com'è possibile che noi al sud siamo sempre ultimi? Attenzione, noi siamo ultimi in tante cose. Il tram è più lento, perché funziona peggio, ma anche perché l'autista al sud, tra una fermata e l'altra, se uno alza la mano, si ferma. Quello è un parametro. I servizi funzionano meno, però andate a vedere. Allora, ci sta. Per misurare la qualità della vita, quante società per azioni ci sono? Quanti sportelli bancomat, quanto denaro, quante proprietà private, tutto il modello turbocapitalista. Oddio che ci fosse l'umanità, la cultura, i borghi, la terra, la fratellanza, l'umanità, la solarità, la biodiversità. Allora mo mi diverto, perché tra qualche giorno c'è il summit del G20 a Napoli. Io dirò la mia, come sempre. Il ministro Cingolani ha detto ci dobbiamo tutti quanti battere per il carbon neutral del 2050, dove dobbiamo raggiungere in Europa il pareggio tra anidride carbonica e ossigeno. Io mi sono studiato la Calabria, noi abbiamo superato il carbon neutral, qua c'è più ossigeno che anidride carbonica,
Quanto vale questo brand, se lo iniziamo a raccontare? Quanto vale? E qua ci vuole la politica, perché la politica deve dare visioni, non solo atti amministrativi. Non siamo amministratori di condominio, c'è anche la buca da riempire, il sindaco, c'è anche l'atto amministrativo che bisogna fare, ma c'è la visione. Ecco, quindi credo che il modello va cambiato. Allora, se noi vogliamo affrontare tutti i temi, dobbiamo sovvertire i parametri della felicità costruito dal modello del consumismo universale. Distruggere o valorizzare? Depredare o tutelare? È tutto avere o vogliamo ripartire un po' dall'essere? A me non piace l'idea che ci hanno messo inculcato sull'io. Io ricordo che ho sempre detto ai miei concittadini, lo dico adesso in questa campagna elettorale, noi ci dobbiamo riprendere tutto ciò che è bene comune, tutto ciò che è pubblico, uscire dalle case. C'è uno studente del liceo artistico di Napoli, una volta ha fatto una scultura straordinaria, che c'aveva un ragazzo, un signore con una televisione conficcata in testa. Mi ha detto, ma che cos'è? No, perché noi usiamo questo termine, lo ha detto la televisione, e quindi stiamo ore davanti alla televisione. Usciamo, riprendiamoci i borghi, riprendiamoci le terre, riprendiamoci le strade, riprendiamo i luoghi che sono di tutti, il noi che prevale sull'io, non il possesso, la collettività, i beni comuni. Noi faremo leggi sui beni comuni. Beni comuni significa beni di tutti, ed è stato straordinario le iniziative sui beni comuni che abbiamo fatto nella nostra città e che dobbiamo fare anche qui, che tengono insieme agricoltura, tengono insieme la terra, tengono insieme il mare, ciò che è di tutti. Allora l'agricoltura, l'impegno è valorizzare tutto ciò che punta sulla biodiversità, sul recupero della terra, non sulla massificazione. Non si può inseguire la globalizzazione dei mercati. Noi dobbiamo mettere insieme qualità, difesa del territorio, biodiversità, ricchezza, ciò che poi la gente cerca. La gente quando viene da noi non cerca l'uniformità del prodotto che si offre, vuole la caratterizzazione tipica, vuole finanche la contraddittorietà delle nostre terre, il modo impervio con cui realizziamo la nostra vita. Quindi credo che l'agricoltura deve essere un elemento assolutamente di forza, perché l'agricoltura è vita, è cibo, è rapporto tra salute e ambiente, tra come mangiamo, e anche qui è un fatto di cultura. Lo sapete che la Calabria e Napoli hanno un triste primato insieme, diciamoci anche le cose brutte, l'obesità infantile. Ed è curioso, perché noi siamo la terra della dieta mediterranea, e anche lì è il modello. Anche lì io vorrei costruire un programma che tenga conto dei bambini, tenga conto dei giovani. Ma voi lo vedete in questa pandemia? Noi abbiamo discusso di asporto, di cibo, di orari, di coprifuoco, ma abbiamo fatto discussioni sui bambini, abbiamo fatto discussioni di quanto la dispersione scolastica sia aumentata, di quanto il disagio, i silenzi. Ecco, occupiamoci di questo, perché se tu parli ai bambini che non votano, stai investendo sul dopo. E probabilmente va a rallentare la desertificazione giovanile. Mi fanno ridere quando il problema è Mimmo Lucano, oppure il problema è l'immigrazione. Ma quel problema è la desertificazione, la migrazione sanitaria, è la gente che va via. Ecco i bambini. È straordinario i bambini. Guarda, la rivoluzione è quando stai per strada. La rivoluzione, con tutto il rispetto, non la fanno i carabinieri, i magistrati, i poliziotti, perché loro quando fanno, io facevo il magistrato, cercavo di fare il mio dovere, per cui sono pagato. La rivoluzione la si fa con la politica, la rivoluzione è culturale. Vedi quanta gente giudica i bambini che a 10 anni, 12 anni stanno zitti e poi magari delinquono a 13 anni, e la gente giudica, dice, quel bambino ha rubato, e non si interroga se ha rubato perché? Perché la gente non li ascolta. Io ho raccontato l'altro giorno, non mi ricordo in quale piazza, in una delle ultime iniziative che ho fatto al carcere minorile di Nisida, sono stato 2 ore a parlare di giustizia, di alternative, di vita, di gioia. Sti ragazzi, a un certo punto sto ragazzo mi ha lasciato senza parole, perché mi ha detto, sindaco, ci potevamo conoscere prima. Ma sai che è questo il bello, andare nei luoghi della devianza. Ecco, allora noi dobbiamo sovvertire
che l'agricoltura è bello, che la terra è bello, che i borghi. Allora adesso che cosa ci diranno? E attenzione, il draghismo, dove stanno dentro tutti, guarda caso, stanno dentro tutti, ma vanno tutti d'accordo. Andate a vedere le risorse. Abbiamo fatto un ultimo studio con i sindaci del sud, l'80-90% delle risorse al nord. Ma noi questo paese lo dobbiamo unire, prima c'era una signora di Brescia che è venuta, noi lo dobbiamo unire nelle diversità e nelle autonomie. Vogliamo capire questa opportunità? Mo ci diranno, per ripartire il paese ha bisogno dell'edilizia, perché l'edilizia fa PIL, l'edilizia fa economia. Sono d'accordo, ma quale edilizia vogliamo far partire? Non è che ci venite a raccontare una tavola storia del cemento, Cettola qualunque, Onda Calabra, no? Facciamo una tavola delle cementificazioni. Ricordate a Berlusconi quando facevi contratti sulle opere pubbliche? Io faccio una sfida, l'edilizia, per manutenere tutto ciò che sta crollando, a cominciare dai borghi. Mettiamo e ristrutturiamo e rigeneriamo da un punto di vista urbano tutto ciò che sta crollando, dai ponti, alle montagne, al dissesto idrogeologico, ai fiumi, alle fiumare, ai borghi. Questo si deve fare, ma qua ci vuole visione. Allora è più comodo cementificare. Ma vedi, sa Salerno Reggio Calabria è nata avuto un cantiere. Abbiamo avuto una tregua di un paio d'anni, poi un'altra volta un cantiere. Vedi, non lavora quasi nessuno. Ogni tanto vedi 4, 5, 6 operai. La stanza di compensazione dell'opera pubblica. E non va bene. Cultura. Bene, io sono dell'idea che la cultura è ciò che emancipa maggiormente e che crea lavoro. E anche qui, consentitemi, non porto l'esempio di Napoli, perché non mi permetterei mai di farlo, ma la testimonianza. Quando sono diventato sindaco, Napoli aveva i rifiuti fino al primo piano. Molto peggio di Reggio Calabria e Cosenza e altri piani di Gioia Tauro che sto vedendo in questi giri. Non c'era un'iniziativa culturale, una città che ha sempre vissuto di iniziative culturali. Turisti, zero. Prima della pandemia, ormai da 3 anni, Napoli è la città che più è cresciuta dal punto di vista turistico e culturale. È bello a vedersi, sì, ti soddisfa, sì, perché quando viene qualcuno a casa tua e ti dice «Ah, che bello vedere tanta energia», no, Mimmo diceva l'energia, il rianimare da un punto di vista sociale, politico, ma la cosa più bella è che la cultura porta lavoro. Allora quando tu incontri ragazzi per strada che ti dicono «Sindaco, da quando stanno i turisti io non faccio più rapine», è interessante la cosa. Raccontavo prima a qualcuno con cui parlavo, i ristoranti del lungomare, da quando è stato pedonalizzato, sono passati da 70 dipendenti da 7 dipendenti a 70 dipendenti. E domanda ai ragazzi che lavorano: da dove vieni? Tutti i quartieri di periferia. E allora quando tu incominci a capire che con la cultura, col turismo tutto l'anno, un altro brand, ma quale regione c'ha 3 parchi nazionali, un parco regionale, riserve, 800 km di costa, questa biodiversità, cioè i giganti della Sila, è come avere un Van Gogh, perché sono gli alberi più antichi d'Europa. Ma noi questa roba la devi raccontare. 3 comunità arbrescia, occitana e grecanica, si parla l'albanese, si parla il greco. Questo mica si parla solo a Ferragosto. Va bene la frittata di maccheroni a Ferragosto sulla spiaggia di Scalè, va benissimo. Pure Tony Tammaro la canta, io mi diverto. Ma non è sufficiente. Cioè non va bene solo quello. Qua in autunno è il paesaggio più bello in assoluto. Quello però dobbiamo essere attrattivi. E per essere attrattivi, e mi avvio alla conclusione, come gestiremo la spesa pubblica? E perché mi viene un po' il dubbio, seguendo da 40 anni la politica regionale calabrese, è com'è possibile che qua il diritto all'acqua è un miraggio? Me ne sono andato, anzi mi hanno mandato e mi hanno cacciato praticamente. Chi è? Ieri Luisa diceva a Luigi l'hanno esiliato. Può essere, ho perso ma non mi sono perso, potremmo raccontare tante storie. Però sono caduto sui depuratori, sono caduto sui rifiuti perché ero curioso. Quell'indagine nacque in modo molto semplice. Turisti che venivano in Calabria avevano speso soldi nei villaggi e avevano trovato il mare con le chiazze marroni e scrivevano in procura.
Io in procura quell'estate il procuratore ebbe la felice idea di mettermi di turno per 15 giorni. Perché io faticavo con mano ciuccio. Tenevo di tutto in quei giorni. Omicidi, estorsioni, violenze, però per me ogni fascicolo aveva la sua dignità. E quei fascicoli venivano archiviati, il mare sporco, il PM, tutti i problemi che tiene, il mare sporco. Diceva, beh, il mare sporco. Io mi sono incuriosito il mare sporco. Ho fatto una delega ai carabinieri e abbiamo cominciato a indagare. E il mare sporco perché non facevano funzionare i depuratori. Si mangiavano i soldi. 10 anni fa, torno, facciamo i stessi dibattiti. E allora, diritto all'acqua, diritto all'ambiente, raccolta dei rifiuti, depuratore, mobilità, diritto al lavoro, finanziamenti come diritti e non come piaceri. Dove gira tutto? A chi tiene il rubinetto della spesa pubblica. E allora veniamo al nocciolo che tiene dentro agricoltura, borghi, cultura, turismo, mobilità, lavoro, sanità. Io non vedo l'ora di sentire il dibattito della politica in campagna elettorale sulla sanità. Ma vi diranno e ci diranno che sono tutti per la sanità bene comune. Tutti. E allora vi prego, almeno questo atto di onestà intellettuale, non guardiamo tanto in questa campagna elettorale le idee, guardiamo un attimo la storia delle persone e chi c'è dietro. Perché io temo che in questa campagna elettorale cercheranno una grande operazione di inganno pur di farci perdere, perché alla fine si uniranno in qualche modo in maniera sottesa pur di non farci vincere, perché loro sanno che chi mette le mani su questo rubinetto, se sono le mani del sistema che abbiamo conosciuto, tanto di centrosinistra, tanto di centrodestra, continueremo con la solita storia. Il compare per avere il posto al cimitero, il compare per la carta d'identità, il compare per avere il finanziamento, il posto. Ma è una vergogna! 320 milioni di euro all'anno di migrazione sanitaria, con uno smantellamento della sanità pubblica, e poi vedi in alcuni consigli di amministrazione di strutture dove si fanno interessi sulla salute. Non è possibile! Cioè, a me fa male sta cosa, mi fanno ridere quando dicono che io non so calabrese. Cioè, io ho un'indignazione dietro a sta cosa, non la posso accettare. Non si può accettare che la gente che potrebbe fare in un ambulatorio chemioterapia deve andare a Milano, deve andare in Veneto. Ma dove sta scritto? 320 milioni, un commissariamento che va avanti da 15 anni della sanità. Allora, se metteranno le mani loro, sarà il patto scellerato. Il patto, un'altra volta, tra il potere romano, la classe politica regionale e, consentitemelo dire per la mia piccola esperienza, io in magistratura sono un pregiudicato disciplinare, quindi prendetemi per come ve lo dico. Io nella mia stanza c'ho incorniciata, c'ho un mio amico antiquario di Napoli che mi sono fatto fare la cornice della condanna disciplinare. Adesso pure Palamara ha confessato. Ha detto, mi fecero fuori perché De Magistris non faceva parte del sistema. Per me quella condanna è una medaglia. Quindi però prendete per come ve lo dico. Stanno già trattando con la mafia. Ma no, la mafia. Guardate, la mafia non è la mafia dell'Aspromonte quando facevano i sequestri, la coppola e con la lupara, quelli che fanno le estorsioni. Quelle sono bande, importanti. Ma la vera mafia è la borghesia mafiosa, che non sta solo in politica. Altrimenti con la politica era fatta, pigliava matita e tagliavi. È molto più grave la situazione, è molto più incancrenita. E allora se loro mettono quelle mani, le mani sappiamo dove andranno, nella cementificazione delle collusioni su un oligopolio che gestisce la spesa pubblica. Se saremo noi a gestire quel denaro, il denaro, e qua prendo l'impegno, andrà tutto nella direzione per creare sviluppo e diritti e servizi. Perché se noi non garantiamo diritti e servizi, il turista tedesco, il turista inglese, il turista spagnolo, il turista lombardo, veneto, anche affascinato da questa terra, quando va su internet e fa una ricerca per vedere il primo presidio di salute pubblica dove sta nel caso in cui si deve far curare il diabete oppure una cardiopatia, e si rende conto che è un disastro, ma non per colpa dei medici, ma per lo smantellamento della filiera della sanità pubblica, non ci viene in Calabria. Se deve affrontare un viaggio enorme, se deve prendere un aereo e poi non sapere come arrivare dall'altra parte o attraversare le aree interne, noi dobbiamo garantire questo, diritti,
servizi e condizioni per lo sviluppo, non assistenzialismo. E quindi, per chiudere, noi siamo un progetto che vuole liberare energie, dare forza a quello che è enorme già in questa terra. Questa terra è piena di storie, di agricoltori, di imprenditori, di artigiani, di donne e uomini della cultura, di giovani, come i giovani che stanno qui con noi, tantissimi. Però noi dobbiamo dare forza a tutto questo, e la sfida poi più grande che mi ha fatto appassionare di questa avventura sul piano politico è che, siccome io sono fermamente convinto che il modello del liberismo universale o del turbocapitalismo, del capitalismo senile, come lo vogliamo chiamare, ci sta portando sull'orlo del baratro, questa è l'unica regione italiana, secondo me, in cui si può realizzare un modello diverso di equilibrio tra le persone e la natura, tra il creato e le comunità, tra la natura e gli esseri umani. È una grande sfida di economia circolare, equa e solidale, orizzontale, pulita, onesta, e quindi c'è bisogno della politica, altrimenti avremo singole storie, come del signor Vincenzo che ci ha raccontato oggi della sua azienda, come della bella iniziativa appunto del turismo culturale che abbiamo qui a Cle, bellissime storie, ma storie che non vengono manco raccontate. C'è bisogno di potenza. Allora, se qualcuno vi racconterà che noi siamo perdenti, ditegli che si parte non favoriti, ma noi sappiamo correre. Ce l'ha insegnato Peppino Impastato, i 100 passi. Andiamo come una maratona a ostacoli, e se ognuno di noi dentro avverte questa voglia di fare la rivoluzione, che è una rivoluzione gentile, è una rivoluzione d'amore, ma è una rivoluzione. E la rivoluzione, e chiudo da dove sono iniziato, non è una suonata di violino, è anche impegno, è anche mobilitazione, è anche sofferenza, indignazione, ma mai cattiveria, mai violenza e mai rancore. Però dobbiamo essere consapevoli che questa volta c'è veramente un'alternativa. A ottobre ci sarà un referendum, non ci sono le elezioni regionali. O votate e votiamo per quello che abbiamo già visto in forma evidente o in forma camuffata, guardate sempre chi c'è dietro, o votate a noi, persone trasparenti, persone limpide, come avete potuto vedere. Io non so Domenico quanti voti tiene. Domenico che ha bicicletta, non lo so, 100 voti, 1000 voti, 5000, non lo so. Luisa, non lo so, Luisa è una ragazza, l'avete vista. Io vi dico che si può fare. Quando ho iniziato la mia campagna elettorale di sindaco, nessuno ci credeva. Mia moglie mi guardò 30 secondi negli occhi, io dissi: Maria Tre, ho deciso di candidare a sindaco di Napoli. Quella mi guarda, 30 secondi, è la prova definitiva della tua follia. Testuale. Abbiamo vinto una volta, e pensate come sono ridotti i napoletani, ho vinto una seconda volta. E vedete come è ridotta la mia città, sono il più longevo dal 1806. Mi chiamano Masaniello, ma non capiscono niente di storia. Masaniello l'hanno portato in alto e l'hanno poi impiccato. Non si regge in una città di Napoli senza partiti, avendo contro tutto il potere mediatico, i governi che non ti hanno aiutato, la camorra dei colletti bianchi, il sistema, se il popolo non ha capito la sfida. E quando tu ci metti la faccia e non tradisci, il popolo, anche quando ti critica, sa che tu stai là. Io quando non vedo gente sotto il palazzo mi piglia l'ansia. Mi piglia l'ansia. Perché se non vengono a protestare, non hanno più evidentemente fiducia. E invece stanno là. E questo deve essere il nostro patto. Un patto tra il popolo e chi governa. Populismo? No. Populismo è chi strumentalizza il popolo. Chi strada il popolo è Gramsci. È connessione sentimentale. Insieme. Deve essere un patto sentimentale, umano e politico. La Calabria dovrà essere l'esempio per il paese. Noi non ci pieghiamo a quelli che vorranno ripartire esattamente da dove ci hanno lasciato. Poteri forti, poteri finanziari, mafia. Perché la mafia è quella che oggi non sta per strada. La mafia è quella che è entrata nel potere. Noi siamo alternativi. Per questo non abbiamo paura e per questo ci attaccano. Più ci attaccano, più ci motiviamo. Più mettono ostacoli, più saltiamo. Più alzano, più siamo bravi. Però dobbiamo fare insieme. Perché se lo faccio da solo, sono un bersaglio. Se lo facciamo insieme, nessuno sarà bersaglio. E loro si sbricioleranno. Perché il loro potere è solo sul considerarvi sudditi. Nel momento in cui saremo tutti quanti liberi, i loro cognomi, le loro famiglie, le loro dinastie, quelli che da 40 anni stanno, dopo 2-3 anni, la gente non si ricorderà nemmeno chi sono, e ci sarà la gente come noi. Gente semplice, come mi dicono a Napoli, Gigino, uno di noi. È il complimento più bello che mi possono fare, perché significa che la gente ha capito che io posso anche sbagliare, ma alla fine sto tra la gente e sono una persona come gli altri. Normale o pazzo?
È l'unica domanda a cui non so rispondere. Grazie al sindaco De Magistris, è stata una giornata ricca, piena. Adesso ci ringrazio tutti quanti per aver partecipato, i comitati, i candidati che sono venuti a presidiare. Vi ringrazio, adesso ci riposiamo un po' dalla giornata. Ancora grazie e buona serata. Grazie.